Quando la luce è spenta? Quando la luce è rossa, è acceso. Ma sono accesi. Credo che... Adesso funziona, no? Facciamo un momento di meditazione. No, io guardo là perché i tecnici stanno cercando di risolvere questo problema. Vabbè, forse posso fare così, guardi. Posso tenere in mano questa roba e anzitutto è abbastanza facile, diciamo così, parlare dopo di Gabriele, perché ha fatto una relazione molto esaustiva da cui, come avete sentito, è emersa questa universalità di Turing stesso, non solo delle sue macchine, veramente sorprendente. La relazione è stata molto interessante, soprattutto nei momenti in cui si sentiva e non era sommersa da questi rumori, no, dell'idilliaca sistemazione della normale qua in un campo di lavoro. Dunque, io in effetti avevo intitolato il mio intervento Le tesi di Turing, e ho imparato dalla relazione di Gabriele che ho sbagliato, perché io credevo che l'articolo del 1936 fosse la sua tesi, quindi di quello volevo parlare, no? Insieme con quella che di solito viene chiamata la tesi di Church Turing, di cui però forse parlerai anche tu oggi, no? No? Perché tu sei l'esperto in realtà di queste cose, cioè dell'affermazione che le funzioni calcolabili, dove calcolabile significa quello che uno pensa intuitivamente che significhi, sono in realtà le funzioni calcolabili con le macchine di Turing, no? Quindi questo tentativo di collegare due nozioni, una intuitiva, no? E l'altra invece formale e precisa. Però in realtà parto da quella che quindi non è la tesi di Turing, cioè il suo lavoro del 1936. E volevo fare un po' il controcanto a ciò che ha fatto Gabriele. Cosa devo fare? Non lo tengo in maniera giusta? No, vabbè, è acceso. Sì, riprovi un attimo, perché scusi, ma c'è stato un problema di... Non so, c'è successo qualcosa. Questo è acceso. Ah, e questo funziona. Va bene, però quello poi mi serve quando mi alzo. No? Adesso naturalmente ho perso il filo, cosa dicevo? Dicevo, no, che a differenza di quello che Gabriele ha sottolineato, cioè l'originalità di Turing, no, bisogna naturalmente anche tener conto del fatto che Turing, come chiunque altro ovviamente, no, compreso Newton, no, in realtà faceva parte di una tradizione lunghissima tra l'altro. La sua tesi, o meglio la sua non tesi, no, il suo articolo del 1936 si intitolava, adesso non è più scritto là, no, si intitolava Numeri computabili o calcolabili, a seconda di come uno traduce computable numbers, con un'applicazione al problema della decisione, no? Scritto in tedesco, ma perché quella era la moda del tempo, anche perché il problema era stato enunciato nel 1928-29 da due tedeschi, in realtà Hilbert e Ackermann. E questa soluzione quindi di un problema che Turing si pone e che risolve effettivamente, anche se poi abbiamo già sentito che in realtà la soluzione dal punto di vista storico arriva di qualche mese dopo, no, in ritardo su quella di Church, quindi in genere quello poi oggi viene chiamato il teorema di Church sull'indecidibilità della logica dei predicati, o del calcolo del cosiddetto dei predicati, che poi appunto un calcolo lo è solo fino ad un certo punto, proprio per questa soluzione negativa. Dicevo, questo problema e la relativa soluzione arrivano da una tradizione che si può addirittura considerare millenaria, no? Quindi io volevo un po' rintracciare
i passi, diciamo così, no, di questa tradizione, e far vedere come il lavoro di Turing, no, si situa all'interno di questa soluzione e come in realtà dal punto di vista tecnico la soluzione di Turing sia l'esatto contrario di l'espressione di originalità, anzi è l'ennesima applicazione di un trucchetto di due righe, no? Che risale, no? E ciascuno di voi naturalmente vedo Forti che dice sì sì, so da chi, no? Massimo, no? Mugliai, so da chi, ma forse anche prima di quelli che voi pensate naturalmente, no? Perché è un argomento di due righe, no? Che poteva venire in mente per dire, no? Anche a, se non a Pitagora, no? Perlomeno, no? A qualcuno di quei tempi. Ora facciamo allora un passo indietro. Dunque, ci sono due vie per arrivare a spiegare quale sia questo problema della decisione della logica, il problema della decisione del calcolo dei predicati. Due vie che si possono metaforicamente indicare, una con un titolo di un libro famoso del Settecento di Lametrie, L'homme machine, l'uomo macchina, e un'altra che in qualche modo non parallela, perché poi convergono alla fine anche, e non all'infinito, bensì proprio, no, in quegli anni, negli anni 30, no, con il chiasma di quel titolo, cioè la machine homme, no? Cioè il primo è l'homme machine, il tentativo di descrivere l'uomo come se fosse una macchina, no? E l'altro invece, la machine homme, è il tentativo di far fare alle macchine, di descrivere le macchine come se fossero degli esseri umani addirittura, no? Allora vediamo anzitutto la prima tradizione, questo home machine. Dunque anzitutto abbiamo già sentito tra l'altro il modo in cui poi questo problema della decisione viene risolto in maniera negativa, cioè si dimostra che il problema è indecidibile. Ora, dimostrazioni o teoremi di indecidibilità o perlomeno di impossibilità di fare qualche cosa con certi mezzi, no? Anzitutto ci sono delle soluzioni classiche che risalgono più o meno all'Ottocento. Il primo esempio che viene in mente, per esempio, è la soluzione delle equazioni mediante formule risolutive che usino soltanto le operazioni elementari, cioè somma, prodotto, divisione, sottrazione, e poi dei radicali. L'esempio più tipico di soluzione positiva di questo genere di problemi è la famosa formula babilonese che tutti conoscono, per i filosofi, no? Cioè meno b, no, più o meno radice quadrata, no, eccetera eccetera. Quella risolve l'equazione di secondo grado. Per l'equazione di terzo grado c'è una formula un po' meno nota, no? Perché non si insegna nelle scuole, ma che fu trovata nel 500, no? Da tutta la scuola italiana del Ferro, Cardano, eccetera, no? L'equazione di quarto grado anche ammette formule di questo genere. Quello fu, credo, Ferrari, o insomma gli allievi di quella scuola lì. E poi invece dal quinto grado in su, no, il teorema di Abel, di Ruffini, no, in realtà formule di questo genere non ci sono. Quindi le equazioni dal grado quinto, le equazioni generali, no, di grado quinto o maggiore di quinto, non sono risolubili per l'appunto, no, attraverso solite formule con le quattro operazioni e i radicali appropriati. Questo è un esempio, no, di un problema che viene risolto in maniera negativa. Si cercano le soluzioni attraverso le solite formule e poi si dimostra invece che le soluzioni non ci sono. I problemi che si risolvono in maniera negativa ovviamente sono molto più complicati da risolvere di quelli che si risolvono in maniera positiva. Per far vedere che l'equazione di secondo grado e l'equazione di terzo grado sono risolubili con quel tipo di formula, bisogna trovare la formula, uno la fa vedere e dice questa è la soluzione. Per far vedere che l'equazione di quinto grado non è risolubile attraverso formule di quel genere, e allora bisogna trovare anzitutto, no, tutta una teoria, no, che permetta di inquadrare quali sono le possibili soluzioni e poi far vedere, no, che l'equazione di quinto grado non rientra all'interno, no, di quella teoria. Quindi quando c'è un tentativo di fare una dimostrazione negativa, beh, bisogna avere di fronte una caratterizzazione matematica di ciò che si vuole escludere, no, per poter trattare per l'appunto, no, dell'insieme di tutte le possibili soluzioni. Un altro caso tipico è il famoso problema della quadratura del cerchio, problema che i greci si erano posti, no, di trovare un metodo che usasse soltanto riga e compasso, no, di trasformare un cerchio dato in un quadrato di area equivalente, no?
ci sono problemi simili che si possono, oppure la trisezione dell'angolo, per esempio, no? Ci sono problemi simili che si possono risolvere, per esempio si può dividere l'angolo, un angolo dato con riga e compasso in due parti uguali, no? Ma farlo in treno i greci non erano riusciti a farlo, no? E non a caso ci sono voluti 2000 anni, bisognerà arrivare all'800 per sviluppare i metodi algebrici che permettono appunto di tradurre questo problema, no? In una forma che sia affrontabile. E poi la soluzione è un tipo di soluzione come quella appunto, no, di Turing, cioè, o di Church, negativa, no? Dice, il problema non è risolubile attraverso la riga e il compasso. Il primo esempio forse di un problema che ebbe una soluzione negativa e appunto, no, una soluzione complicata da trovare fu l'irrazionalità della radice di 2, in qualche modo, no, anche quello, dimostrare che un certo numero, che oggi noi diremmo un numero reale, non è razionale, beh, è qualcosa che richiede l'esclusione di tutti gli infiniti numeri razionali che sono a disposizione. Bisogna far vedere che la radice di 2 non è nessuno di quelli. E il modo per dimostrare l'irrazionalità della radice di 2, beh, è quello, lo sappiamo tutti, no? È per esempio la dimostrazione per assurdo, no? Quindi si suppone che la radice di 2 sia uguale a un numero razionale, cioè al rapporto fra due numeri interi, e si fa vedere che si ottiene una contraddizione, no? Se uno lo vuol fare in maniera, diciamo così, non costruttiva, oppure se uno lo vuol fare in maniera costruttiva, più complicato, cioè dimostra non soltanto che non sono uguali, ma che la radice di 2 è un dato numero razionale, sono diversi. Ora uno dirà, la differenza fra essere diverso e non essere uguale è molto sottile, ma è una differenza che già Aristotele aveva in mente, no? E che poi i logici costruttivi, diciamo così, gli intuizionisti preciseranno, no? Un conto è dimostrare che due numeri non sono uguali, si suppone siano uguali e si ottiene una contraddizione, e un conto è dimostrare che sono diversi, bisogna far vedere che quando uno prende la radice di 2 prende un suo un modo, diciamo così, no, per enumerare le sue cifre decimali, poi prende un qualunque numero razionale e fa vedere che da un certo punto in poi l'approssimazione a radice di 2, no, diverge da quella di quel numero razionale. Piccola meditazione a questo punto, perché arriveremo a parlare di questi problemi che sono ovviamente collegati con i teoremi di Gödel. L'esistenza di irrazionali, e più in particolare il fatto che la radice di 2 sia irrazionale, è una versione miniaturizzata del teorema di Gödel. Ora uno dice, vabbè, insomma, forse Pitagora, no, è eccessivo, però magari lo scrivo, no, un momento, perché così meditiamo. Però questo No? Il fatto che la radice di 2 non sia un numero razionale si può scrivere semplicemente in forma logica, uso il formalismo della logica, ma credo che tutti più o meno l'abbiate visto, no? Si scrive semplicemente, no, dicendo che per ogni m diverso da 0, naturalmente, e per ogni n diverso da 0, allora m al quadrato è diverso da 2n al quadrato. Questa è una formuletta, no, che esprime il fatto che la radice quadrata di 2 non è un numero razionale. Ora, domanda, no, soprattutto ai logici che sono presenti in sala. Quella formula è vera o è falsa? Il tono della voce indica che mi aspetto una risposta da voi. No, non c'è trucco, non è che sia un tranello, poi uno dice una risposta, ha detto la risposta. Per ogni, certo, sì. Longo dice che è falso. Ci sono altre, cioè, naturalmente, poiché le risposte, siamo nella logica classica, no? Quindi le risposte possibili sono solo due, no? E c'è qualcuno che pensa invece che sia vero? Dunque, anzitutto c'è scritto m al quadrato diverso da 2n, no? Quindi forse Longo voleva dire che era vera, no? Però in ogni caso, no, c'è qualcuno che pensa invece veramente che sia falso?
Ora la cosa interessante, no, è che giustamente, no, io ho scritto per ogni M, per ogni N, no, suggerendo, no, l'idea, no, che quelli siano numeri naturali, no, però suggerito, no, ma non è scritto, no? Se volessi scriverlo avrei delle grosse difficoltà naturalmente, perché non è possibile farlo, no? Perché ovviamente dovrei enunciare prima, no, le proprietà dei numeri naturali, e sappiamo bene, proprio per i teoremi di Gödel, no, che la cosa non si può fare. Allora cosa succede? Quella formula lì è vera, no, se noi interpretiamo i numeri MN come numeri interi, no? Ma se invece noi li interpretiamo come numeri reali, allora è chiaramente falso, no? Perché essendo la radice di 2 un numero reale, no? Basta prendere m uguale alla radice di 2 e n uguale a 1, no? e la cosa è risolta. Allora cosa succede? Abbiamo una formula che è vera nel caso se la interpretiamo sui numeri naturali ed è falsa se la interpretiamo invece sui numeri reali. Allora adesso prendiamo un sistema formale, qualunque, i cui assiomi abbiano soltanto questa restrizione. Gli assiomi devono essere veri sia per i numeri interi che per i numeri reali. Ce ne sono tantissimi, per esempio la famosa aritmetica di Robinson, no? È un esempio, no? Cioè x più 0 uguale a x, quello è vero sia che x sia un numero intero sia che x sia un numero reale, no? Oppure x più y più 1 è uguale a x più y più 1, no? I famosi assiomi, no? Che definiscono aritmetiche, no? Elementari, naturalmente non il principio di induzione. No? Se noi prendiamo un sistema formale i cui assiomi siano formule vere sia per i numeri interi che per i numeri reali, quella formula lì è indecidibile in quel sistema di assiomi, perché gli assiomi sono veri sia per, in un caso che nell'altro, ma la formula invece è vera in un caso e non nell'altro, quindi non si può dimostrare, per lo stesso motivo non si può nemmeno refutare. Quindi è una forma del teorema di Gödel, c'è una formula fissa, fatta tra l'altro esattamente come la formula di Gödel, cioè quella che Gabriele ha chiamato prima pi greco 01, un unico quantificatore universale, o meglio una serie di quantificatori universali, e una matrice senza quantificatori, no? Quindi anche la formula di Gödel è fatta in quel modo lì, no? Ed è una formula fissa che non è né dimostrabile né refutabile in qualunque sistema di assiomi che sia vero per i numeri interi e i cui assiomi siano veri per i numeri interi e per i numeri reali. Gödel ha fatto un passo in più, naturalmente, no? Cioè ha considerato sistemi di assiomi qualunque, possiamo per esempio noi enunciarlo dicendo ha considerato sistemi di assiomi i cui assiomi sono veri per i numeri interi e non per i numeri reali. Allora in quel caso lì non si può più avere una formula fissa. Ogni volta che hai un sistema di assiomi, no, naturalmente, no, ti trovi, no, una formula che è indecidibile. Ma come vedete, no, anche il teorema di Gödel in fondo, no, appartiene a una tradizione che va molto alla lontana, no, ed è la tradizione, no, di trovare formule, no, che si possono o non si possono decidere, no, in certi assiomi. Ora questo era per incominciare a parlare, no, per l'appunto di problemi di indecidibilità, cioè ci sono esempi, no, nella storia in cui si è cercato di risolvere, si è riusciti a risolvere i problemi in maniera negativa. Però parlavamo, avevamo introdotto il concetto di home machine. Se vogliamo riferirci più a questo aforisma, diciamo così, no, a questo tentativo di meccanizzare l'uomo, e naturalmente quando si parla tra matematici di meccanizzare il pensiero matematico dell'uomo, il primo forse esponente storico è Raimondo Lullo. Molti conosceranno, no? un logico, possiamo chiamarlo così, no? Del 300, che pensò di meccanizzare effettivamente il pensiero introducendo delle macchine addirittura, no? Aveva tutto un sistema di ruote, no? In cui ci aveva messo, no, quelli che lui pensava essere i concetti fondamentali, no, del linguaggio e del pensiero. Queste macchine si muovevano come se fossero dei rudimentali calcolatori, no? E lui credeva di aver trovato la panacea, anzi addirittura che poi queste cose fossero applicabili in maniera più estesa, quindi per esempio che potessero permettere di convertire gli infedeli, no? E infatti Lullo partì, no? Se ne andò nei paesi arabi, li potremmo chiamare così, ed ebbe la fine che si meritava, cioè gli tagliavano la testa, no? Perché ovviamente, no, non è che una macchinetta, no, a ruote, no, può cambiare, no, il fanatismo, no, di certa gente. Giordano Bruno per esempio, che era un allievo di Lullo, nel senso che veniva due secoli dopo, ma
si ispiravano, anche lui aveva, no, idee di questo genere. Ma ovviamente no, ci sono altri che hanno, hanno trovato cose di questo genere, no? Per esempio vi leggo una citazione di Hobbes, questa è interessante, viene dalla computazione sive logica, perché è una frase che insomma è significativa, sentite, dice: per ragionamento intendo il calcolo, che consiste nel riunire insieme più cose per farne una somma o nel sottrarre una cosa dall'altra per conoscerne il resto. Ragionare è la stessa cosa che addizionare e sottrarre, e ogni ragionamento si riduce a queste due sole operazioni mentali. Cioè qui abbiamo veramente, no, l'enunciazione, no, di quello che poi sarà il programma, in un certo modo logicista, no, ma non solo, anche il programma a cui poi, appunto, no, si riferiva il problema di Hilbert e Ackermann, no, cioè trovare un modo, no, per calcolare semplicemente, no, quelli che sono i ragionamenti. Ho detto la parola chiave, naturalmente, no, calcolare quando si parla di ragionamenti, no, e leggiamo invece qui di fronte al più all'esegeta, no, all'esegeta di Leibniz, no, più importante vivente perlomeno di questa sala, no? Qual è la citazione fondamentale? Che è questa, questa è una citazione di Leibniz ovviamente, no? Che arriva credo dal De Scientia Universali Seu Calculo Philosophicum, che dice: quando sorgeranno delle controversie non ci sarà maggior bisogno di discussione fra due filosofi di quanto ce ne siano fra due calcolatori. Lui calcolatore intendeva due uomini che calcolano naturalmente, no? Non due macchine. Sarà sufficiente infatti che essi prendano la penna in mano, si siedano a tavolino e si dicano reciprocamente, chiamando se vogliono a testimone un amico, calculemus. E tra l'altro sempre Leibniz, interessante, fa una differenza, una distinzione fra quelle che lui chiamava le verità di ragione e le verità di fatto, che è una distinzione fondamentale in questo campo, perché la soluzione del problema della decisione, della logica del primo ordine, dimostrerà che anche in matematica c'è questa distinzione. E lui dice: la differenza fra la verità di ragione e la verità di fatto è la stessa che intercorre fra i numeri razionali, ci siamo di nuovo, e quelli irrazionali. Come nei numeri irrazionali la scomposizione procede all'infinito, allo stesso modo le verità di fatto richiedono un'analisi infinita che solo Dio può effettuare, e naturalmente è il sottinteso, no, che invece è le verità di ragione, no, quelle si possono ottenere, diciamo così, con metodi finiti, no? E quindi c'è questa distinzione, no? Cioè che si può, ciò che si può ottenere, a cui si può arrivare attraverso un ragionamento finito, che è ciò che possono fare gli uomini, e ciò che invece richiede un'analisi infinita, no? E che quindi in un certo senso, no, non è decidibile. E Leibniz poi usava due metafore, diciamo così, o due espressioni che di nuovo sono fondamentali nella teoria della calcolabilità, no? Una si chiama ars inveniendi, no? E l'altra ars judicandi. Ars inveniendi è trovare le soluzioni di un problema, no? E ars judicandi sarebbe verificare che quelle che si propongono come soluzioni sono effettivamente soluzioni. In teoria della calcolabilità, no, ovviamente la ars judicandi è ciò che si chiama ricorsivo o calcolabile, no? E la ars inveniendi invece è ciò che si chiama ricorsivamente numerabile, no? O semicalcolabile, diciamo così, no? Quindi vedete che queste cose, no, arrivano da molto lontano. E infatti, no, quando si arriva agli inizi del Novecento, Hilbert e Ackermann, come dicevo prima, nel, no, 1928, propongono alla fine, no, la conclusione, no, di questi sogni del calculemus, cioè il problema della, della decisione, che dice semplicemente trovare un metodo per decidere, data una formula del calcolo predicativo, no, se quella formula è valida, vera in tutti i possibili universi, oppure no. E la soluzione negativa dirà appunto che c'è una differenza, no? Cioè quando la formula è valida, il metodo esiste, no? E si può effettivamente trovare, no, in una maniera finita, no? Ma quando invece la formula non è valida, beh, allora, no, l'albero della ricerca, diciamo così, no, potrebbe essere infinito, no? E quindi siamo effettivamente nella distinzione fra verità di ragione e verità di fatto.
Dall'altra parte invece nella via che porta a considerare la machine home, cioè quindi a in realtà cercare di far fare alle macchine quello che vorremmo fare, che quello che gli uomini vogliono fare, le macchine naturalmente risalgono molto all'antichità, all'Abaco per esempio, no? I nodi degli Inca, no? I Kipu eccetera, no? Ma la prima enunciazione esplicita di una macchina calcolabile, di una macchina che oggi potremmo chiamare calcolatrice, io l'ho trovata in una lettera del 1623 a Kepler di un tale che si chiamava Schickard, che è molto precedente di qualche anno, no? a Pascal, no? Quindi per questo la citano, anche qui leggiamo la citazione, dice: ciò che lei ha fatto in maniera logica, lei sarebbe Kepler, io Schickard ho cercato di fare in maniera meccanica. Ecco qui di nuovo i due esempi, no? Uno lo fa in maniera logica, no? Usando il cervello, e l'altro lo fa in maniera meccanica usando una macchina. Lui dice: ho costruito una macchina consistente di 11 ruote dentate complete e 6 incomplete che può calcolare. Lei scoppierebbe a ridere se vedesse come si muove da una colonna di decine alla successiva, o prende a prestito da esse durante la sottrazione. Quindi nel 1623 c'è qualcuno, no, che incomincia, no, a costruire un primo esempio di calcolatrice, no? Attenzione ai sessi naturalmente, no? Perché la cosa è fondamentale, la distinzione fondamentale alla quale arriveremo tra poco, ma che ha già fatto Gabriele, no? Non in questi termini, no? La distinzione fra le calcolatrici e i calcolatori, no? Se ci fosse uno psicanalista qui naturalmente, no? Io ricordo quando ho scritto il mio primo libro di divulgazione, che venne a presentare tra l'altro qui a Pisa, mi ricordo, c'era insieme a me a presentarlo Forti, il quale iniziò la presentazione dicendo: questo libro contiene una sola formula ed è sbagliata. Questo però a mio disonore naturalmente, adesso la formula l'ho corretta, no? Quindi contiene una sola formula ed è corretta, no? E questo libro si chiamava Il Vangelo secondo la scienza, però io l'avevo intitolato originalmente Dalla Galilea a Galileo, no? Ovviamente il titolo non fu accettato, no? Perché Einaudi, Giulio Einaudi, cos'è questo titolo, no? Eccetera. Ma quando lo dissi a un amico psicanalista, no? Dice: sai, l'avevo voluto intitolare Dalla Galilea a Galileo, no? Lui mi dice: oh, meraviglioso, dal femminile al maschile. Dico: no, in effetti non è che fosse quello, no? Quello che avevo in mente, ma gli psicanalisti, no? Sono fatti così. Ora qui si sta parlando di un passaggio analogo, no? Dalle calcolatrici, no? Ai calcolatori. Qual è la differenza? Beh, le calcolatrici, no? Sono le macchine a cui si era abituati fino agli anni 30, appunto, del Novecento, no? La prima è questa qui, di Schickard, no? Che probabilmente faceva le somme, ma anche tra l'altro le sottrazioni, perché ovviamente, no? Facendolo andare indietro, no? Si può fare l'operazione inversa. Pascal è invece quello più noto della storia, no, dell'informatica, o del, diciamo così, no, del calcolo meccanico, no, perché costruì quella che si chiamava la famosa Pascalina, appunto, femminile, no, perché è così. La Pascalina che ne fece parecchie versioni, tra l'altro, credo più di 10, no, perché migliorando sempre, non so cosa poteva migliorare, a fare una somma, no, più che quello non poteva essere, no? Però Leibniz invece fece un miglioramento essenziale, che era quello di fargli fare anche i prodotti. E che cos'altro c'è oltre la somma e i prodotti? Se voi guardate gli assiomi dei numeri naturali, piano, no? Quello c'è, no? Quindi in un certo senso loro potevano immaginare di aver trovato, no, la macchina universale. In realtà poi non erano macchine universali, e qui non c'è bisogno di risalire agli inizi del secolo, ma io stesso ricordo, no, benché sia nato nel 1950, che quando andavo all'istituto per i geometri, no, si compravano ancora quelle calcolatrici, no? Le quali, a seconda dei soldi che uno ci investiva e anche della grandezza delle tasche che aveva, perché poi naturalmente crescevano di dimensione, potevano fare varie cose, no? L'idea della storia dell'informatica, diciamo così, pre-Turing, era questa. Di dire: va bene, ci sono macchine che fanno certe operazioni, a seconda di quanto uno spende e di quanto uno ha a disposizione come spazio, no? Queste macchine possono fare via via più cose. Le macchine più elementari sono quelle che regalavano anche magari a volte con i giornali, facevano somme prodotti, quindi le pascaline leibnizine, diciamo così, no? Ma in seguito poi c'erano le funzioni trigonometriche e così via, no? Cose sempre più complicate. Ma
l'idea era quella, no? Aumentare la macchina, no? e fargli fare più cose. L'idea fondamentale di Turing, e questa effettivamente è un'idea che non arriva da nessuna parte se non da lui, perlomeno non ho trovato antecedenti storici. Devo sconfessare subito me stesso, no? In realtà quello che fece Turing nel 1936 l'aveva già fatto nel 1837 Babbage, che aveva inventato quello che poi non entrò in vigore perché l'Inghilterra perse l'occasione, no, di fare la rivoluzione industriale, meglio la rivoluzione informatica, un secolo prima di quanto avrebbe potuto farla, no? Altrimenti invece dei calcolatori elettronici avremmo avuto i calcolatori a vapore. Naturalmente calcolatori tascabili a vapore non so se sarebbero stati molto utili, portarsi, no, in tasca qualche cosa che fumano, che bolle, no, eccetera. Però l'idea di Babbage era esattamente quella di Turing, cioè Babbage aveva avuto già un secolo prima, no, l'idea di una macchina programmabile, per l'appunto, e la parola chiave è proprio questo, programmabile. Qual è la differenza fra le calcolatrici che hanno compiti dedicati, magari moltissimi, però fanno quello che sanno fare, e le macchine, i calcolatori invece, cioè le macchine programmabili? Beh, è già stato accennato prima, l'idea è che queste macchine possono prendere come input dei programmi che sono codificati, no? E quello che le macchine, quelle quei calcolatori fanno è semplicemente avere una massa critica di funzioni, di operazioni che sanno fare, ma tra queste operazioni, per raggiungere la massa critica, ci devono essere i meccanismi, detto in soldoni, di codifica e decodifica. Quando una macchina è in grado di prendere un numero e di vederlo non come un numero, ma come la codifica di un programma, e allora è in grado di decodificare il programma codificato da questo numero, di seguire le istruzioni, simulare le istruzioni che sono codificate e di restituire lo stesso input che il programma così codificato suggeriva o faceva ottenere, ecco che allora raggiunge il livello di universalità. Quindi l'idea di Turing non è di dire non ci devono più essere macchine dedicate, ma è capire che quando le macchine dedicate raggiungono un livello di complessità sufficiente, una massa critica, allora sono in grado di diventare universali. E il trade-off diventa quello, invece di aumentare, in uno dei suoi lavori, no, Turing lo dice molto espressamente, invece di far crescere l'hardware, no, e mantenere praticamente il software fisso, perché la macchina è quella che è, no, semplicemente si fa crescere il software, no, cioè la macchina rimane fissa, no, e si cambiano i programmi. Oggi queste cose sono quasi banali, nel senso che tutti noi usiamo, no, i calcolatori, sappiamo che i calcolatori sono programmabili, ma dobbiamo ricordarci, no, che appunto, no, fino a Babbage, che comunque non ebbe praticamente nessuna influenza sugli sviluppi successivi, no, e quindi oggi viene semplicemente così considerato o ricordato, no, come un precursore che è sfortunato, no, diciamo così, in realtà invece le idee di Turing cambiarono completamente, no, il modo in cui ci si avvicinò a queste cose. E allora io non direi tanto di più sul contributo di Turing, perché tra l'altro le macchine di Turing, quelle che oggi si chiamano macchine di Turing per l'appunto, noi veniamo da Torino, quindi le Turing Machine, quando io vado in America dico sempre che vengo dal luogo dove si costruiscono le Turing Machine, no? Cioè che sarebbero le Fiat in realtà, no? Anzi oggi non si costruiscono nemmeno più quelle, no, a Torino, ma comunque, no? Bene, le Turing Machines, le macchine di Turing, sono cose interessanti da un punto di vista intellettuale, no? Ma se uno si mette a farle vedere, no, naturalmente si rizzano i capelli. Avete visto l'esempio, no, che ci ha fatto vedere Gabriele, no? Era una macchina che cosa faceva? L'addizione, quella, cioè ci volevano, no, 20 istruzioni, no, tra l'altro illeggibili, perché come giustamente è stato detto, quelle istruzioni sono scritte in linguaggio macchina, come lo si chiamerebbe oggi in informatica, cioè si tratta di programmare una macchina dicendo esattamente con le istruzioni quali sono le attività fisiche che questa macchina deve fare con il suo hardware. E allora nel caso di queste macchine rudimentali o astratte che Turing si inventò, no, le attività fisiche consistevano nello scrivere o cancellare un simbolo, nel muoversi da una parte o dall'altra lungo questo nastro, diciamo così, sul quale si fanno le operazioni, no, e bisogna esattamente, no, dire che cosa fare. Poi bisogna codificare ovviamente, no, gli input in maniera che l'alfabeto sia quello che si è fissato agli inizi. Ci sono degli stati interni della macchina che cambiano, no, a seconda delle istruzioni, no? Però sostanzialmente, no, si tratta di una macchina finita,
un numero finito di simboli nell'alfabeto, un numero finito di stati in cui la macchina si può trovare. Si può dimostrare molto facilmente che se gli stati sono infiniti si possono calcolare tutte le funzioni, no? E quindi allora la distinzione fra calcolabile e non calcolabile semplicemente scompare. E poi soprattutto, no, c'è invece una memoria potenzialmente infinita, c'è questo nastro che certo è finito, no? Perché siamo in un mondo che è finito, però dal punto di vista astratto, no? Lo si può considerare potenzialmente infinito, nel senso che lo si può estendere, no? Ogni volta che c'è bisogno di farlo durante un calcolo. Quelli sono dettagli, diciamo così, no? Di implementazione, ma una cosa che si scoprì subito, già agli inizi, negli anni 30, è che quel modello è un modello estremamente robusto. Nel senso che se uno cambia i dettagli del modello non cambia nulla dal punto di vista della potenza di calcolo. Per esempio, se invece di avere un nastro a una dimensione sola, no? Come se fosse un'enorme retta, no? In cui si scrive un simbolo dietro l'altro, si usa, come invece noi usiamo normalmente, un nastro o un foglio a due dimensioni, o addirittura se uno vuole usare tre dimensioni, no? Quindi fare dei calcoli con cubetti, no? Eccetera, o qualunque numero di dimensioni, non cambia di nuovo nulla. Quindi, oppure se l'alfabeto, per esempio, nell'esempio c'erano due soli simboli, no? C'era una stanghetta, no? Diciamo, quindi si usava un alfabeto unario, e poi di due simboli c'è bisogno, perché altrimenti non ci sarebbe distinzione nemmeno fra qualche cosa che viene scritto e ciò che viene scritto dopo con una separazione. Quindi c'è bisogno della casella vuota, se volete, no? Il simbolo vuoto, nullo, e di una stanghetta, no? Il minimo che serve è quello. Ma se uno invece vuole avere un alfabeto più ricco, come quelli che usiamo noi, no? Di nuovo non cambia nulla. Cambia qualche cosa a livello di complessità, nel senso che se io scrivo i numeri in unario o in binario, no, c'è un trade-off, no, logaritmico o esponenziale a seconda della direzione in cui si va. Nel momento in cui si passa al binario poi non cambia nulla se invece che se di due si hanno 50 o 1000 simboli, no, c'è soltanto una costante in quel caso lì, no? Però di nuovo dal punto di vista della potenza di calcolo non cambia nulla, no? Quindi il modello è estremamente robusto, e questo è già qualche cosa, no, di importante. Vuol dire che non dipende, i risultati che si dimostrano non dipendono dalla particolare macchina che si sta usando, ma semplicemente dall'idea, no, che sta dietro. E allora Turing, esattamente come poi fece nel test o nel gioco dell'imitazione, no, che evitò di definire che cosa significa intelligente, o meglio lo definì in una maniera operativa, operazionale, dicendo semplicemente intelligente è ciò che si comporta come qualcuno di intelligente, no? Supponendo, no? Di capire, no? Di che cosa parliamo. Nel caso della calcolabilità, l'idea di Turing è dire, beh, calcolabile è ciò che si può calcolare, no? Vabbè, in che modo? Attraverso una macchina, attraverso un calcolatore. E l'idea di calcolatore, no, diventa quella precisa, no, appunto, di una macchina di Turing. Piccola parentesi, identificare ciò che è calcolabile con ciò che è calcolabile attraverso le macchine di Turing, beh, questo è quello che Armstrong, recentemente scomparso, avrebbe potuto dire, no? Un piccolo passo per il matematico, ma un passo gigante per il filosofo, perché qui si tratta, no, di prendere un particolare modello di calcolabilità e di identificarlo, no, con la nozione intuitiva invece che noi abbiamo di calcolabilità. Di nuovo, questa è una cosa che in matematica si è fatto altre volte nel corso della storia. L'esempio più tipico che tutti conosciamo è quello delle funzioni continue. Quando si insegna l'analisi al liceo, no, si dice che le funzioni continue sono quelle che si possono disegnare, no, senza alzare la matita, no, dal foglio. Poi uno va però a lezione, no, e dice le funzioni continue sono quelle in cui il valore della funzione è uguale al limite dei valori per l'argomento che si avvicina, no? E cioè f del limite, la funzione del limite e il limite il valore nel limite e il limite dei valori, no, diciamo così. Ora, quella è una definizione matematica, è l'esatto analogo, no, di quello che dice calcolabile attraverso una macchina di Turing. La idea intuitiva che le funzioni continue sono quelle, no, che si possono disegnare, no, senza salti, no, è l'analogo di funzione calcolabile nel senso intuitivo. Nessuno in analisi si sogna di dimostrare, no, l'affermazione che le funzioni continue nel senso intuitivo sono quelle continue nel senso della definizione dei limiti, no? Invece nel caso della calcolabilità molti si sono provati, no,
argomentare, perché ovviamente non si può dare una dimostrazione quando uno dei due aspetti dell'affermazione non è precisamente definito, anzi si cerca di definirlo proprio in quel modo. Però se uno vuole argomentare il fatto che la definizione di Turing di calcolabilità è quella corretta, potrebbe andare molto a lungo, si potrebbe parlare per ore, no, di questo argomento. E non è così evidente, tra l'altro tu hai già accennato, Gabriele ha già accennato al problema che, per esempio, si può pensare di affrontare l'argomento dal punto di vista della calcolabilità fisica. Quindi noi stiamo ragionando con delle macchine di Turing, ma è possibile che un giorno qualcuno arrivi che inventi un meccanismo, una macchina, no? Magari diversa, no? Che non è basata sugli stessi principi, e che quella macchina alla fine riesca a calcolare delle funzioni che le macchine di Turing non riescono a fare? Ora, come si fa a dimostrare un'affermazione di questo genere, no, ad argomentare qui, quando non sappiamo come saranno le macchine del futuro? Allora l'idea è quella che accennava Gabriele, di dire: le macchine del futuro saranno dei sistemi fisici comunque, che si evolveranno, no, o calcoleranno ciò che devono calcolare, seguendo comunque le leggi della fisica. E allora le leggi della fisica sono compatibili col fatto che ciò che si può fare fisicamente è in realtà simulabile attraverso una macchina di Turing? Questo dipende dalla legge della fisica. Se ci si limita alla meccanica, per esempio, la meccanica newtoniana, o anche la meccanica hamiltoniana, quindi quella formalizzata attraverso gli hamiltoniani, la risposta è sì, effettivamente. C'è un problema, ovviamente, no? Che qui si sta parlando di calcoli su numeri interi, perché le macchine di Turing quello fanno, no? Mentre invece nel caso della fisica i calcoli o le leggi della fisica sono enunciate in termini di numeri reali, no? E allora, per poter ridurre il comportamento di sistemi fisici a simulazioni attraverso macchine di Turing, bisogna fare delle approssimazioni. Anche il tempo, naturalmente, nella fisica, no, è un tempo continuo, mentre invece nel caso delle macchine di Turing, no, si tratta di operazioni che vengono fatte, no, sequenzialmente in maniera discreta, no? E quindi si fanno delle approssimazioni, si prendono le equazioni della fisica e, come dicevano, per la meccanica newtoniana non ci sono grossi problemi, una volta che uno fa l'approssimazione, a far vedere che si possono effettivamente simulare attraverso macchine di Turing, cioè che producono solo funzioni che sono calcolabili nel senso di Turing. Quando si passa a sistemi probabilistici, lì le cose cominciano già, anche ancora fisica classica, ma già probabilistici, le cose cominciano a complicarsi. Il vero problema arriva al momento della meccanica quantistica, perché nella meccanica quantistica, come voi sapete, no, il teorema di Bell, per esempio, no, il problema delle variabili nascoste, no, c'è un problema di determinismo soggiacente, diciamo così, no, alla meccanica quantistica. E per quanto ne so io, poi magari tu oggi puoi aggiungere qualcosa su queste cose, anche perché io non le seguo da qualche anno, però fino a qualche anno fa, insomma, non si era dimostrato che un sistema che si evolva secondo le leggi della meccanica quantistica può sempre essere effettivamente simulato da una macchina di Turing, no? Quindi è possibile che un giorno, no, e infatti molto lavoro viene fatto, no, su questi cosiddetti calcolatori quantistici, che però interessa più la complessità, diciamo così, no? Quindi la velocità di calcolo, che non la potenzialità astratta delle macchine di Turing. Quindi questo è un primo filone. Naturalmente il secondo filone di calcolabilità è quella che ha a che fare, perché avete visto, no, che si tratta sempre di una medaglia a due facce, quello che ha a che fare con le potenzialità del cervello umano, no? Cioè quando gli uomini calcolano in qualche modo, calcolano solo cose che sono simulabili attraverso macchine di Turing, cioè che sono calcolabili nel senso di Turing, o ricorsive, come si diceva una volta, oppure no? E qui di nuovo si tratterebbe di, cioè, anche qui studi se ne sono fatti, perché dipende da qual è l'uomo, no, che sta calcolando. Per esempio i costruttivisti, no, le funzioni costruttive nel senso di Brouwer, per esempio, o
o degli intuizionisti. Sono tutte funzioni calcolabili, cioè in altre parole, se noi abbiamo una formula del tipo per ogni x esiste y, che è quello che produce una funzione, no? Per ogni input c'è un output, no? E queste formule con due quantificatori sono dimostrabili intuizionisticamente, cioè in maniera costruttiva. È sempre possibile trovare una funzione ricorsiva che le realizzi, no? Eccetera, eccetera. Quindi quando si va in quelle direzioni, un po' di lavoro è stato fatto, soprattutto da Kreisel negli anni 60 e da alcuni ricorsivisti, diciamo olandesi, no? Perché quelle erano le scuole che si facevano, nei casi tipici, per esempio nell'aritmetica di Heytin, eccetera, no? La risposta è sì, quindi effettivamente di nuovo, no? Ci sono dei motivi per credere che la ricorsività nel senso di Turing effettivamente, no? Vada lontano. Però in astratto, di nuovo, bisognerebbe sapere, no, quali sono i sistemi del futuro, no, della matematica costruttiva. Quindi quello che in genere viene dato un po' per scontato, no, il fatto che la nozione di calcolabilità di Turing coincida con la nozione di calcolabilità intuitiva, ha due aspetti, calcolabilità fisica e calcolabilità umana, diciamo così, no? E tutti e due aspetti fino a un certo punto effettivamente soddisfano l'equivalenza, e oltre si entra in una specie di diciamo così di nebbia, no? In cui le cose non sono ben chiare. Naturalmente la cosa ha anche a che fare col cervello, perché quando l'uomo calcola, no? Lo fa attraverso il suo cervello, e qui più che altro si entra nel campo dell'intelligenza artificiale. Tutto ciò che ha a che fare con l'intelligenza artificiale in fondo, no, è anche o ha delle ripercussioni sulla tesi di Church, sulla nozione di calcolabilità umana, no? Cioè tutto ciò che si riesce a simulare del pensiero umano attraverso una macchina è un'aggiunta, diciamo così, alla dimostrazione che effettivamente la calcolabilità umana, no, coincide con la calcolabilità meccanica. In un certo senso la cosa è banale, no? A meno che uno non, a meno che uno creda che esiste uno spirito separato dal corpo, ma non so se qui alla normale, no? Queste cose si possono anche solo pensare, no? E immaginare, no? Però è ovvio, no? Che se uno si limita al cervello, no? Diciamo così, l'attività cerebrale è simulabile attraverso una macchina di Turing? Questa è una tesi che addirittura risale a Descartes, nonostante lui separasse le due cose, no? Mente e cervello, no? Però l'idea di Descartes era che il cervello era una macchina, e anzi in realtà il corpo era una macchina, no? Diceva, gli animali in fondo, no, non sono altro che macchine. Oggi l'intelligenza artificiale sembra che sia andata in direzione contraria, no? Perché se uno prende la definizione di uomo data dagli stoici, no? L'uomo è un animale razionale, no? Quando si è cominciato a sognare il sogno dell'intelligenza artificiale, tutti pensavano che simulare l'animalità sarebbe stata una cosa semplicemente, no, di routine, e invece simulare la razionalità umana attraverso le macchine, quello lì ce ne voleva, no? Oggi però la razionalità, è stato citato il primo programma di scacchi, no? E si è andati molto lontano, no? In quella direzione. Quindi simulare la razionalità stranamente, no? È risultato essere, se non facile, perlomeno fattibile. Ma è simulare l'animalità che è stato complicato, no? Quindi il riconoscimento delle forme, per esempio, no? Cose di questo genere, no? Che i computer invece fanno ancora abbastanza male, no? Quindi c'è una certa rivalutazione dell'animalità, no? Nei confronti della razionalità dal punto di vista delle macchine. Piccola parentesi e poi arriviamo al problema della fermata, e poi anche mi fermerò io, perché qui a un certo punto, ah no, c'è ancora tempo, mezzogiorno meno un quarto. Dicevo sul problema degli scacchi, io ho avuto la fortuna di incontrare Kasparov un paio di volte, e naturalmente gli ho chiesto sul famoso confronto che si fece nel 97 fra lui, che era campione del mondo all'epoca, su 6 partite, no? Lui aveva già perso, mi sembra, una volta una partita singola, no? Ma non un torneo, no? 6 partite contro il computer, e che lui perse, no? E quindi naturalmente i giornali riportarono l'evento, no? La macchina che supera l'uomo, eccetera. E lui a tutt'oggi, la seconda volta che l'ho visto era solo un paio d'anni fa, lui continua a sostenere che c'è stato un trucco e che qualcuno ha barato dall'altra parte, no? E che qualche maestro, no, ha suggerito alla macchina le mosse. Ora, vabbè,
Kasparov arriva dalla Russia, sappiamo che è stato candidato presidenziale, no? I russi hanno una mentalità cospiratoria o cospiratrice, quindi si può immaginare, no? Ma per noi che abbiamo una mentalità diversa e che non pensiamo che ci fosse qualcuno dall'altra parte, questo che cosa significa? Beh, significa che quei programmi lì, nell'ambito ristretto degli scacchi, effettivamente il test di Turing l'hanno superato e l'intervistatore non era un intervistatore qualunque, ma era il campione del mondo, cioè hanno prodotto delle mosse che il campione del mondo giudicava talmente umane, no, da non credere che avrebbero potuto essere state fatte da una macchina, no? Questo è molto, diciamo che è, in realtà, no, il risultato, no, che Turing si proponeva è stato realizzato. Allora arriviamo dunque però al dunque, no? Cioè come Turing ha realizzato la soluzione negativa del problema della decisione per la logica dei predicati. Questo, la definizione di calcolabilità, benché oggi poi sia stata la cosa fondamentale, oggi a noi il problema della decisione del calcolo dei predicati, insomma, interessa fino a un certo punto, no, al mondo, no, diciamo. Mentre invece, no, quello che interessa del lavoro di Turing è stato appunto, no, l'introduzione in fondo, no, del concetto di calcolatore, no, e poi tutti oggi, no, le usiamo, no, qui sopra, abbiamo addirittura due, no, io ne ho uno in tasca, no, come molti di voi, no, e così via. No. Però l'introduzione delle macchine di Turing era in realtà funzionale alla dimostrazione, no, alla soluzione del problema che lui si proponeva appunto di risolvere, il problema della fermata. Allora, come fece Turing a risolvere questo problema della fermata? Allora, torno un momento alla lavagna per farvi vedere le due righe con cui Turing risolse questo problema. Sono due righe che comunque, insomma, piuttosto interessanti. Allora, le scrivo qua, questo è Turing nel 1936. Cioè l'idea di Turing è di definire un programma per una macchina di Turing, no? E questo programma lo chiamiamo T, in suo onore, no? È un programma, la prima volta che uno vede queste cose naturalmente rimane sempre un po' sbalordito, uno dice ma come gli sarà venuto in mente, e quello che cercherò di far capire è come gli è venuto in mente, no? Di considerare questo programma. È un programma che prende come input altri programmi, e naturalmente qui c'è un problema che risolveremo tra un momento, no? Quindi è un programma, Turing, che prende come input altri programmi e che cosa fa? Prende il programma che ha come input, lo applica a se stesso e lo cambia, ok? Cosa vuol dire questo simboletto qua? Adesso dico, no? Cambiare un programma, l'ho scritto in una maniera antiquata, questo era il simbolo che una volta si usava per la negazione, forse ancora adesso qualcuno lo usa, no? Ma naturalmente non si può negare un programma, no? Si negano delle affermazioni, no? Quindi questo è un programma, no? Che è una specie di negazione per i programmi. Ora, in che senso? La negazione cambia i valori di verità. Quando io nego un'affermazione ottengo una negazione e quando nego una negazione ottengo un'affermazione, quando attraverso la strada, no, avanti e indietro. E nel caso dei programmi, i programmi si fermano o non si fermano e questa negazione cambia la fermata, diciamo così. Quindi prende un programma che si ferma e invece lo fa girare all'infinito, come spesso succede ai vostri iPhone, no? Che cominciano, no? Vi ricordate, no? Che c'è quella faccenda, no? Che gira e non si ferma più, no? È entrato in loop, no? E viceversa, se un programma sta girando all'infinito, no? Lo ferma, no? E gli fa fare quello che vuole, no? Quindi la negazione in questo senso è una negazione informatica, scambia i loop con le fermate e viceversa. Però vi dicevo, qui c'è un problema, perché i programmi di Turing, sono programmi per macchine di Turing, lavorano su numeri e non su programmi. Ma questo non è un problema, basta metterci una stanghetta sopra, no? E allora qui c'è la stanghetta. Cos'è questa stanghetta? Fa diventare un programma un numero. Come? Qui c'è tutto un problema, bisogna aritmetizzare, cioè i programmi sono sequenze di istruzioni, noi vogliamo farle diventare dei numeri, come si fa? Ma anche qui c'è una tradizione enorme che risale perlomeno a Leibniz, ma probabilmente anche prima, perché in fondo anche Cartesio, no, aveva usato aritmetizzazioni nella geometria, solo che là si usavano numeri reali, no? Cioè l'idea di Cartesio era invece di usare gli oggetti della geometria,
cioè i punti, le rette, le coniche, no? Le figure, no? Usiamo dei numeri. Allora, al posto dei punti usiamo dei numeri in che senso? I punti, per esempio, sul piano, no? Sono identificati con due numeri reali che sono le loro coordinate, no? Le rette, vabbè, una volta che uno ha questo, no, le rette sono identificate con le soluzioni dell'equazione di primo grado, le coniche con quelle di secondo grado, no, e così via. No? Si aritmetizza la geometria passando dagli enti geometrici a enti numerici, che in questo caso sono numeri reali, per l'appunto, no, analitici li chiameremmo, no, così. No? E allora si potrebbe chiamare quello geometria analitica o algebrica, secondo che uno sottolinea il fatto che si sta usando l'analisi, i numeri reali, o l'algebra, le equazioni. No? E qui si può fare la stessa cosa, si prendono i programmi e li si fanno diventare dei numeri. Come? Beh, in questo caso l'antecedente è Leibniz, il quale aveva già un progetto analogo, di dire io voglio, vedo Mugnai che mi guarda e quando parlo di Leibniz e vedo Mugnai che mi guarda, mi preoccupo. Ma comunque, no, tu puoi dirmi se sbaglio o dimmi qual è esattamente la riga, no, in cui ha detto queste cose. No? Credo che fosse De Arte Combinatoria, ma anche c'è un altro articolo, no, in cui lui fa addirittura i dettagli di questa aritmetizzazione. L'idea di Leibniz era... Vi ricordate, calculemus, ma per calcolare ci vogliono numeri, no? E allora se uno vuole fare dei calcoli sui ragionamenti deve tradurre il linguaggio in numeri. Come si fa? Beh, il linguaggio ha degli alfabeti, no? Intanto per cominciare, quindi assegnare dei numeri alle lettere non è un problema, assegnare alle parole dei numeri di nuovo non è un problema perché si prendono i numeri delle lettere e lì si mettono insieme, qui è il problema. Ora cosa faceva Leibniz? Faceva, sapete che Leibniz era una persona interessante, no? Gödel un giorno chiesero a Gödel, no? Qual era, credo, Sachs me l'ha riportato come prima, diciamo, di prima mano, no? Chiesero a Gödel qual era il filosofo più importante della storia, quello che gli era interessato di più, e lui disse Leibniz, e Sachs gli chiese perché? Perché ha sbagliato tutto. Ora, l'idea è che nessuno può fare tutto giusto, no? Quindi il meglio che si può fare è sbagliare tutto, no? Perché si è consistente. Chiunque è in grado, no, di sbagliare un po' e fare un po' giusto, anche Berlusconi, no? Dici a caso, no? E 50% delle volte la centri, no? Ma no, sbagliare tutto consistentemente, quello rivela il genio, no, massimo che si può ottenere, no? E Leibniz era così. E sbagliando tutto ha sbagliato anche il modo in cui si passa o si doveva passare dai numeri delle lettere ai numeri delle parole, no? Perché lui cosa faceva? Li moltiplicava. Ora voi sapete che quando si moltiplicano si perde informazione, perché ci sono numeri che si possono ottenere per moltiplicazione, no, di numeri diversi. 5 per 4, no, è uguale a 10 per 2. No? Quando io ho 20, non so se questo è venuto da 5 per 4 o da 2 per 10. Leibniz fece questo, Gödel evidentemente lesse questa roba, no, e disse... Ah, c'è un errore qua, no? Ma si può rimediare facilmente, perché è vero che non si può decomporre un prodotto in maniera univoca nei suoi fattori, no? Ma si può decomporre un numero univocamente nei suoi fattori primi. E allora, invece di fare semplicemente prodotti, si fanno gli esponenti dei numeri primi, eccetera, no? E quindi Gödel trova questo metodo, no? Per identificare programmi con numeri, oppure nel caso di Gödel erano formule, no, con numeri, ma l'idea è sempre la stessa. Parentesi, Gödel evidentemente leggeva Leibniz parecchio, no, proprio perché, no, e gli lo divertiva andare a trovare gli errori che faceva Leibniz, no? E con Gabriele anni fa abbiamo editato, curato un libricino che si chiama La dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio, in cui Gödel lesse la prova ontologica di Leibniz, in cui c'era un errore, no? E disse, si può dire in due parole perché la cosa è talmente semplice, la dimostrazione ontologica di Cartesio, no? Era lo scheletro di una dimostrazione matematica, definizione, assioma, enunciato, dimostrazione, quindi proprio, no? Ora, definizione, Dio è l'essere con tutte le perfezioni. Assioma, l'esistenza è una perfezione. Enunciato del teorema, Dio esiste. Dimostrazione ovvia, certo che se uno ha tutte le perfezioni e una di queste è l'esistenza, no, la cosa è finita lì, no? Cioè, esiste. No? Dimostrazione poco convincente, insomma. Se uno non crede in Dio, non credo che dopo questa dimostrazione, dice, non ci avevo pensato, adesso d'ora in poi vado in chiesa. No? Però Leibniz, che era più sofisticato di Cartesio, no, disse... Non basta, appunto, troppo facilmente si ottengono i risultati. Quando si dimostra qualche cosa, prima di poterlo dimostrare, l'esistenza, bisogna dimostrare la possibilità.
dell'esistenza, no? Cioè Leibniz introduceva una logica modale, no? E l'idea della possibilità è dunque Dio l'abbiamo definito come essere che ha tutte le perfezioni, no? E allora bisogna dimostrare che è possibile per qualcuno avere tutte le perfezioni. E allora Leibniz che fa? Dice, molto semplice, le perfezioni sono infinite, ma basta dimostrare che due perfezioni, due a due, no? Sono compatibili. Naturalmente Gödel vede sta roba e si drizza i capelli, dice, come? Due a due, no? Il teorema di compattezza non basta, no? Che, per esempio, no? Un numero, adesso vi dimostro che c'è un numero maggiore di tutti i numeri, no? Prendo un numero a caso, no? 5, e c'è un numero maggiore di 5. Poi c'è un altro numero a caso, 7, c'è un numero maggiore di 7, e allora c'è un numero maggiore di tutti. No, questo non va bene, no? E allora Gödel, in quella dimostrazione ontologica dell'esistenza di Dio, corresse l'errore di Leibniz. Ma torniamo a noi, no? Allora, qui abbiamo un programma che prende come input il numero di un programma, prende quel programma lì e dà come risultato il risultato del programma stesso sul suo stesso numero cambiato. Cioè, se questo programma su se stesso si fermava, lo faccio girare all'infinito, e viceversa, se non si fermava, lo faccio fermare. Naturalmente, quando poi uno prova a fare questo trucco sul programma stesso, ottiene questo, e questo è un problema. Cioè, il programma di Turing sul suo stesso numero dà come risultato il contrario di quello che il programma di Turing dà sul suo stesso numero, e questo non va bene, no? Perché è una contraddizione. E questo dimostra che cosa? Il programma l'abbiamo scritto, no? O meglio, l'avremmo potuto scrivere se questo è un programma, applicato al suo numero, qui non c'è problema. Ma se questo fosse programmabile, se ci fosse un programma che permette di cambiare il risultato del programma stesso, no? Di cambiare i programmi che si fermano in programmi che entrano in loop e viceversa. L'unica cosa che viene usata qui dentro è il problema della fermata. Se c'è un programma che permette di decidere quando un programma si ferma oppure no, allora la cosa si può fare e ci dà una contraddizione. Poiché le contraddizioni non ci possono essere, non ci può essere un programma che decide il problema della fermata. E questo è il famoso problema della fermata di Turing. Tradurlo in termini di logica dei predicati non è difficile, perché si può semplicemente scrivere. I programmi cosa sono? Sono sequenze di istruzioni. Le sequenze di istruzioni si possono mettere insieme attraverso congiunzioni. Le istruzioni cosa sono? Sono delle implicazioni. Se questo succede, allora quell'altro succede, no? Quindi congiunzioni di implicazioni. E le variabili cosa sono? Le variabili possono essere degli zeri e degli uni, si possono identificare con delle lettere proposizionali che sono vere o false, no? Quindi tutto viene tradotto praticamente, no, nella logica, no? E il teorema della fermata diventa una formula che non si può decidere all'interno del calcolo dei predicati, perché altrimenti si deciderebbe, no, ciò che quella formula traduce, cioè il problema della fermata. Ma per finire questa discussione, dicevo, da dove arriva questa idea geniale, no, di fare questo trucco? Beh, arriva ovviamente da Gödel, no? Perché Gödel 1931 aveva fatto una cosa analoga, in cui aveva introdotto una formula che chiamiamo G per Gödel, e anche questa formula prendeva formule come variabili, ma anche qui c'era lo stesso problema: non si può prendere una formula come variabile, perché le formule parlano di numeri nell'aritmetica, no? E non sono numeri, quindi si prende il numero di una formula. E che cosa aveva fatto Gödel? Aveva semplicemente detto una formula che non è dimostrabile, ci metto qui un predicato di questo genere, non dimostrabile. Cosa sto facendo qua? Non dimostrabile fi di fi. Ok. Qui c'è ancora un piccolo problemino, ed è per questo che il teorema di Gödel è leggermente più complicato di quello di Turing, perché la formula fi applicata al numero di se stessa
non è dimostrabile, però attenzione, questo non è dimostrabile come formula, ma questo qui è un predicato dell'aritmetica, quindi anche questo va codificato. Ci sono due lineette nel teorema di Gödel, no, invece che una. Ma a parte questo trucchetto, no, che cosa succede quando la formula di Gödel viene applicata a se stessa? Beh, dice che non è dimostrabile la formula di Gödel applicata a se stessa con le cose giuste. È esattamente lo stesso teorema, no? Solo che qui si ottiene una formula che dice di se stessa di non essere dimostrabile e qui si ottiene un programma che dice di se stesso che si ferma se e solo se non si ferma. No? Ma da dove arriva questa idea geniale di Gödel? Eppure questa non in realtà. Arriva, come lui dice tra l'altro in una nota una volta espressamente, da Russell, no? 1901, e Russell che cosa fece? Beh, introdusse un insieme che chiamiamo R per Russell, che è fatto in maniera tale che un elemento ci sta dentro se e solo se non, ah, qui ho usato proprio il non della logica tra l'altro, che non è il non, vabbè, dei programmi, no? Se e solo se non appartiene a se stesso. Cioè vedete che anche qui, no? C'è l'autoriferimento, la negazione, esattamente come qui, come qua, no? E il risultato è che l'insieme di Russell appartiene all'insieme di Russell se e solo se non appartiene. Questo lo conoscono tutti perché Russell lo trovò nel 1902, morì nel 1970 e non passò un giorno dal 1902 al 1970 che non spiegò che lui aveva trovato, no, questo paradosso, perché la cosa era importante, tutti i suoi libri, no, l'ha fatto. E ho lasciato qui un passo perché evidentemente, no, si può ancora continuare, no, il cerchio non è ancora chiuso, perché nel 1942 un signore che si chiamava Curry usò un'altra volta questo trucchetto. Curry che cosa fece? Beh, Curry lavorava all'interno di un sistema diverso da quello di Turing, cioè Turing aveva identificato la calcolabilità con le sue macchine, no? Ciò che si può fare con le sue macchine. Curry lavorava con un sistema che esisteva già da prima di Church, no? Che si chiamava Lambda Calcolo, che era una fondazione funzionale della matematica, così come quella di Russell, Frege, eccetera, era una fondazione insiemistica. Cioè l'idea di Church era, ma perché, se ci sono questi paradossi, per quale motivo, no, continuare a usare gli insiemi? Tra l'altro gli insiemi sono una cosa che arriva soltanto dall'Ottocento, no, da Cantor in avanti. Prima in matematica si usavano le funzioni, no? Quindi perché non fondare la matematica sulle funzioni? E introdusse un concetto, una teoria che era esattamente analoga alla teoria ingenua degli insiemi, no? Basata sul, qui era basata sull'appartenenza, cioè un elemento sta dentro un insieme, e sulla astrazione, cioè considerare l'insieme di tutti gli elementi che hanno una certa proprietà. L'idea di Church era uguale, no? Considerare funzioni, invece che l'appartenenza alle funzioni si applicano agli argomenti, no? E poi l'astrazione significa non considerare gli insiemi che hanno certe proprietà, ma considerare le funzioni che hanno certi valori, no? Quindi è la stessa roba, no? Però vedere se si poteva fare qualche cosa di diverso. E Russell, Curry introduce un termine, diciamo così, della teoria di Church, lo chiamiamo C per Curry. Cosa fa questo termine? Beh, l'idea di Curry a questo punto era un po' diversa, era tentare di vedere se è possibile introdurre la logica all'interno del sistema di Church, di questo lambda calcolo. Se è possibile introdurre la logica, ci deve essere qualcosa che corrisponda alla negazione, tanto per cambiare, no? Come vedete, no? Che cosa sarebbe questa cosa? Beh, sarebbe una funzione n, no? Che fa quello che fa la negazione, cioè scambia i valori, in qualche modo, no? Prende qualche cosa e gli dà un valore diverso. E l'idea di Curry è dire, beh, vediamo se è possibile, c'è un termine che fa questo quando io applico x a se stesso? Ovviamente quando poi applico c a c ottengo questo. Ah, questo come negazione non va tanto bene, no? Perché la negazione dovrebbe sempre cambiare, no? I valori che si ottengono con qualche cos'altro, come nel caso della logica, cambia il vero col falso e il falso col vero. Ma qui vedete che non lo fa perché questa parte qui, C applicata a C, è uguale a questa. Quindi se io prendo un qualunque termine del lambda calcolo, ottengo un suo punto fisso, nessun termine del lambda calcolo può essere la rappresentazione di una negazione. Questo è il famoso teorema del punto fisso di Curry, no? Che dimostra che ogni termine del lambda calcolo ha un punto fisso.
Ma una volta che uno vede una cosa di questo genere, dice, ma perché non lo posso fare anche qua, per esempio? Cioè, invece di preoccuparmi del problema della fermata, perché non posso prendere un qualunque programma P grande, per esempio, no? E fare questa roba? E infatti lo si può fare, no? Perché là c'era una dimostrazione per contraddizione, non è possibile trovare un programma che calcoli il problema della fermata. Però lo stesso argomento, no, dice che qualunque programma che io posso scrivere nel linguaggio delle macchine di Turing ha un punto fisso. E questo è praticamente la fondazione di quello che oggi si chiama la programmazione ricorsiva, cioè scrivere un programma, no, permettendo a questo programma di avere un punto fisso. No? E qui, lì è la stessa cosa, no? E anzi, questo è il modo in cui lo fece Gödel agli inizi. No? Prendiamo non la non dimostrabilità, ma una qualunque proprietà. No? Se questa proprietà è definibile nel linguaggio, il trucco di Gödel trova una formula che dice di se stessa di avere quella proprietà. E allora qui si va in due direzioni. Il teorema di Gödel è più generale di quello che abbiamo enunciato. Se la proprietà è esprimibile nel linguaggio, c'è una formula che dice di se stessa di avere quella proprietà. E questo è il caso, per esempio, della non dimostrabilità. E Gödel dimostra che la proprietà di non essere dimostrabile si può esprimere nel linguaggio. Si ottiene una formula che dice di se stessa di non essere dimostrabile e quella non è una contraddizione, è una formula vera e non dimostrabile, che dimostra l'incompletezza del sistema. Ma se io suppongo, per esempio, di avere una definizione di verità, allora che cos'è questa formula? Questa è una formula, suppongo che la verità sia definibile nel linguaggio, questa è una formula che dice di se stessa di essere vera. Se ci metto la negazione, per esempio, no? Questa è una formula che dice di se stessa di essere falsa. Ahi, questo è il paradosso di Epimenide, no? Quindi non è possibile trovare una definizione di falsità e dunque nemmeno una definizione di verità all'interno del linguaggio. No? Vedete che queste cose sono sempre la stessa cosa. È sorprendente, no? Che lo stesso argomento, tra l'altro qui si dice Russell, però sappiamo tutti che in realtà prima di Russell, Cantor aveva trovato non solo lo stesso paradosso, ma una cosa più generale, no? Per dimostrare che non c'è un infinito massimo. Ma per finire, no? Anche qui andare alla ricerca, no? Delle origini, diciamo così, no? Di queste cose, ho trovato una citazione, no? Antecedente del paradosso di Russell. Prima ve la leggo e poi vi dico da dove arriva. Allora, qui dice, è un filosofo che parla, ma ve ne sareste accorti dopo la prima parola, non è possibile che l'essere assoluto o l'uno siano un genere. Infatti, è necessario che in ciascun genere esistano delle specificità e che ciascuna di esse abbia un'unità. D'altra parte, è impossibile che le specie di un genere, attenzione, si predichino delle proprie specificità. E o che il genere si predichi della sua genericità. Dunque, se l'essere o l'uno fossero un genere, la sua genericità non potrebbe esistere e avere un'unità. Questo è un filosofo che dice, ma dunque, se guardiamo al linguaggio, no, ci sono le specie, ci sono i generi, attenzione, nessuna specie si può predicare della propria specificità. X non appartiene a X. Idem per i generi, per nessuna specie e nessun genere. Allora, è possibile che ci sia una specie o un genere universale? No, dice lui, perché il genere universale sarebbe l'insieme di tutte le specie, no? Ma le specie, poiché non appartengono a se stesse, genere universale sarebbe l'insieme di tutte le specie che non appartengono a se stesse, e questo è impossibile. Aristotele, terzo libro della Metafisica. Cioè, ed è interessante che tutti leggono sempre il quarto libro, perché là ci sono la legge del terzo escluso, il principio di non contraddizione, ma nel terzo libro Aristotele sta facendo un discorso, a un certo punto apre una parentesi e scrive in parentesi queste quattro righe, no, che vi ho letto. Cioè Aristotele aveva già trovato il paradosso di Russell, cosa tra l'altro non difficile perché sono due righe effettivamente, no? Con un autoriferimento, no? Gli autoriferimenti alla Epimenide eccetera, noi greci li capivano benissimo.
E quindi questo era per dire, no, non certamente per sminuire Turing, Gödel, eccetera, perché l'hanno fatto in una maniera diversa, no, ma le idee in realtà circolano, arrivano da lontano, no, e a volte arrivano da lontanissimo, come in questo caso, cioè il più famoso argomento della storia della logica matematica, Cantor, Russell, Gödel, Turing, Carri, eccetera, no, era già l'argomento di Aristotele. Cosa questo significhi? Non lo so. Credo che Aristotele comunque in fondo, no, sia considerato il più grande logico insieme a Gödel, no, a buoni motivi. D'altra parte il famoso teorema di Aristotele, cioè la classificazione dei sillogismi, no, quello è uno dei capolavori, no, non solo della logica ma della matematica dell'antichità. Riuscire tra i 256 possibili sillogismi a isolare quelli che sono validi, no, e quelli che non sono validi in maniera quasi corretta, perché poi ce n'erano tanti, no, qualche errore l'ha fatto pure lui, no, era veramente, no, una grande impresa. Però la cosa interessante, no, è che Aristotele anche questo riuscì ad anticipare. E questo, come ho detto, non era per sminuire appunto il lavoro di Turing, ma per piazzarlo semplicemente, no, in un contesto. A questo punto, come hai detto tu, se vogliamo possiamo rispondere a domande o perlomeno tentarci. Grazie. No, non lo so, vediamo un po' l'ora, perché dipende dall'appetito. Dobbiamo riprendere alle 2:30. Proprio se c'è qualche domanda di informazioni, però. Domanda a cui si può rispondere con un sì o con un no. Posso, allora, velocissimo, io ho sentito al liceo di Sant'Anselmo d'Aosta, visto che è una cosa ontologica, non so se ricordi sbagliato o no, che lo scusi anticipo, visto che la citata la ontologica. Sì. Sì, la risposta è sì, solo che Anselmo l'ha fatta in una maniera sbagliata, nel senso che lui considerava ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, no? Ora, quello era un modo un po' arzigogolato, diciamo così, no, di metterla. Allora Cartesio appunto, no, la riformulò in termini di perfezione, cioè l'idea è la stessa, anche la prova ontologica, perché adesso abbiamo parlato, no, delle traversie, diciamo così, di questa idea dell'autoriferimento negato, no? Però sulla prova ontologica c'è una storia di 1000 anni per l'appunto, perché credo che il Proslogion sia, se non sbaglio, del 1077, no? E l'ultima versione di Gödel è del 970, no? Quindi per 900 anni si andò avanti, no, effettivamente. Quindi in quel libro che abbiamo curato col professor Lolli, la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio, c'è un capitolo che fa tutta la storia della prova ontologica da Anselmo fino a Gödel. Posso fare una piccola precisazione? La riga di Leibniz. Però l'esempio che fa lo fa coi prodotti. Sì, quindi, Però siccome sembrava che la differenza fosse, come l'avevi messo, sembrava che certo. Introduce i numeri primi. No, gli esponenti primi. Però, certo, lui usava i numeri primi, poi li moltiplicava però. Sì, quindi, certo. Sì, ma se usi i numeri primi senza esponenti. Sì, ma al primo livello, poi però tu devi fare numeri di numeri di numeri. Certo. Hai fatto un'unica formula ed è sbagliata. No, quindi hai fatto 4. Ma è sempre la stessa. Ci sono 4 errori. Cioè, il punto essenziale, no? Tra Aristotele e Gödel non è l'autoriferimento quello che è contraddittorio, contrariamente a quanto pensava per esempio Russell stesso. È la combinazione con la negazione. Certo. Non a caso nell'addacalco non c'è. Certo, non c'è la negazione. E la formula io sono vero non funziona perché c'è il falso, ma se non ci fosse il falso funzionerebbe. No, la formula io sono vero, quello dà il teorema di Loeb, quindi non è così contraddittoria come non quella. È, sì, sì, esatto, sì. Ah, ho capito, sì, sì, certo, certo, certo. Sì, 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 hai ragione, è la combinazione esplosiva. La combinazione, quindi il solo negazione solo e altro che. Cioè, è ampiamente sì, 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 certo, non certo. Un'osservazione su Gabriele Lolli, grazie anzitutto per questo affresco, e c'è una
simula il cervello, in qualche modo deve discendere dalla teoria, che è molto bella ed è poco nota rispetto alle posizioni operazionaliste di Turing, mentre invece era molto presente nei cibernetici. Wiener dice chiaramente, ma non dice chiaramente, cioè, guardate, avere un modello materiale, tipo un programma, presuppone avere un modello teorico, se no non sai nemmeno che stai paragonando, no? Quindi mi fa molto piacere, e vorrei saperne un po' di più da dove viene, che contesto. Io ho visto soltanto delle lettere non pubblicate, cioè non le abbiamo pubblicate, queste lettere a Young, in cui lui dice che si è messo a studiare embriologia, è molto contento, dice che è molto facile ottenere dei risultati, non c'è niente, e quindi e poi c'è quella frase che cito sul fatto che si chiede informazioni, si fa dare informazioni sui neuroni, e poi fa questo, insomma, sono lettere che non so se mai pubblicheranno, prima o poi penso di sì, ma, e sono tutte nelle mani di Poggio. Già chiedere a lui. Ma tu l'hai trovato, cioè sono quelle lì in particolare, sono in rete o? No, che no, tu hai queste qui io le ho, perché a un certo punto c'era una ragazza che faceva una tesi e l'ha trafugata. No, ha chiesto il permesso, è stato concesso. Grazie. Aspetti un attimo. Pare che uno dei programmatori, visto che sei giornalista, certo, però insomma, comunque curiosa, cioè uno dei programmatori, in un'intervista, sembra che uno dei programmatori di Deep Blue, del computer che ha vinto contro Kasparov, abbia detto che in realtà c'era un baco. Quello che è successo è questo, che in una delle partite è successo che a un certo punto il computer fa un sacrificio di pedone che in realtà è sbagliato, però Kasparov non si rende, si spaventa, no? In qualche modo credendo di non riuscire a capire qual è la sottigliezza di questo sacrificio, va in sudditanza psicologica e perde per ragioni emotive. In realtà era, cioè questo sacrificio era un sacrificio sbagliato dovuto a un difetto, a un bug del programma, che poi ricomincia comunque a giocare, cioè fa questa cosa, poi si riprende, no, in qualche modo. Quindi nel caso, se è vero, questa è un'intervista di uno di questi programmatori, se è vero sarebbe una conferma bellissima di quello che Turing dice da qualche parte nei suoi scritti, dice che la macchina può essere intelligente a patto che se potrebbe essere. Sul gioco con Deep Blue bisogna veramente domandarsi se giocava contro una macchina Kasparov, perché diciamo teoricamente dovrebbe giocare contro una macchina qualcuno che gioca contro le capacità combinatorie della macchina, che esplora alberi profondissimi, non lo sappiamo fare, mentre il giocatore contrappone strategie, sa che cosa vuol dire dividere a metà una scacchiera, la vede, quindi usa questi strumenti diversi. Ma di Blu ci aveva dentro 100 anni di partite di scacchi. Aveva in memoria attività umane che gli scacchisti codificano in tutte le loro riviste. E quindi saltava, quando riconosceva, cosa che una macchina sa fare rapidissimamente, una configurazione già giocata da un grande scacchista, paf, cadeva in quella strategia se era vincente. Cioè, sì, certo, solo una macchina può avere una memoria del genere, però indubbiamente va un po' pensato cosa si intende giocare con una macchina. La pura esplorazione combinatoria o no? Ecco, quindi diciamo un'interrogazione un po' più vasta. La storia degli scacchi in memoria è una macchina? Sì e no, perché sono la storia degli uomini quelli là che l'hanno fatta. Infatti questo nella storia della programmazione, diciamo, scacchistica è presente, perché Botvinnik invece, no, che era campione mondiale, no, è stato due volte mi sembra, no, che era un ingegnere, credo, dopo che si ritirò dalle competizioni incominciò a fare programmi per gli scacchi in questo modo, cioè lui voleva programmare l'attività scacchistica di un uomo. Quella è la vera intelligenza artificiale, no? Non mettere giù una memoria enorme, no? Che permettesse appunto, no? di in fondo di aggirare, no? il modo di giocare umano. Ma lì non si procedette, credo, molto avanti. Lui fece queste cose negli anni 70 e effettivamente è molto più difficile, no? Emulare che simulare, no? Cioè,
Cioè, simulare diciamo così, i risultati è un conto, no? Emulare i processi attraverso i quali arriva i risultati è tutto un altro, quindi questa è la vera sfida. Tra l'altro la frase che hai detto, credo che ci sia una citazione di Turing, tu forse l'hai vista, in cui è usata come esergo nei 100.000 miliardi di poemi, che è quel libro che scrisse Queneau, in cui ci sono 100.000 miliardi di poemi, ma in una maniera un po' diciamo surrettizia, cioè ci sono 10 sonetti in cui tutti i primi versi finiscono nello stesso modo, tutti i secondi nello stesso modo, lui ha tagliato le righe, no? Quindi quando si apre c'è una delle 10 alla 14 combinazioni, che sono 100.000 miliardi, no? E lui agli inizi, no, dice solo una macchina è in grado di apprezzare un sonetto scritto da una macchina, Alan Turing. Non so se se la sia inventata che no, perché con lui, cioè, ovviamente no, è possibile, no? Però sicuramente nello stile dell'uomo. Io non l'ho presente, invece ho presente un'altra cosa che dice Turing comunque, ed è che non ha senso porsi il problema dell'intelligenza delle macchine fino a che non si risolve il problema della memoria, cioè che il grosso problema dell'intelligenza è nella memoria. E questo non è solo nel trovare, cioè era consapevole del fatto che non basta, non è che ci sia da individuare il meccanismo giusto, eccetera, c'è anche da fornire. Naturalmente forse non lo diceva nel senso in cui noi intendiamo adesso i dati, ma poi comunque. Ancora qualche altra cosa veloce? Io ho una domanda. Quindi per voi dal punto di vista culturale la dimostrazione del teorema dei quattro colori con cui si colora la mappa, che è stata fatta col computer se ben ricordo, no? Esplorando tutti i casi possibili, è una forma di non intelligenza dal vostro punto di vista di matematici. Ma il nostro punto di vista forse importa poco, però sicuramente nella comunità dei matematici alcuni rifiutano un po' questo genere di dimostrazioni, no? Anche perché Wittgenstein, no, che ovviamente arrivava da una tradizione diversa, no, diceva che le dimostrazioni come dovevano essere perspicue e chiare, no, qualcosa del genere, cioè cose che si possono tenere nella testa, no? Cioè tu hai dimostrato un teorema o conosci la dimostrazione del teorema non quando a memoria sai ripetere 100.000 pagine, no, di passaggi logici, no? Bensì quando, no, hai in mente, diciamo così, la struttura, no, di come mai quella proposizione sia vera. Certo, ormai le dimostrazioni corte, tipo quella lì che abbiamo visto di due righe, sono state esaurite o quasi. Poiché si sono provate tutte le possibili combinazioni di dimostrazioni corte, a un certo punto bisogna cominciare a fare i teoremi con dimostrazioni lunghe. Gödel ha un teorema, tra l'altro, sulla lunghezza delle dimostrazioni, no? Cioè sul fatto che per qualunque funzione ricorsiva ci sono in un sistema formale delle formule, no, di una certa lunghezza, no, che non hanno dimostrazioni più brevi che quella data da quella funzione ricorsiva. Quindi è una forma del teorema di incompletezza, no? Non solo ci sono formule che non sono dimostrabili, ma ci sono anche formule che sono dimostrabili ma non velocemente, cioè la cui più corta dimostrazione è molto lunga. E quelle, se tu caschi, no, per sfortuna tua, no? Cioè formule corte, diciamo così, no? Quindi la formula la puoi esprimere facilmente ma la dimostrazione è molto lunga. E per esempio il teorema di Fermat potrebbe essere una di quelle, o il teorema dei quattro colori, adesso che un altro che è stato dimostrato col computer è quello della disposizione delle palle di Keplero, no? Cioè se il modo più efficiente di disporre delle sfere, no, nello spazio è quello dell'arancia, no, di fare una disposizione esagonale e poi mettere le palle successive nei buchi, no? Cosa che tutti fanno, e quindi, però quella non è una dimostrazione che è la più efficiente, no? Ce ne potrebbero essere altre. Quella lì è di nuovo un'altra dimostrazione fatta con centinaia di ore di computer, e ormai ci sono anche quelle. Certo, se uno non le accetta deve accettare il fatto, no, che soltanto una parte della matematica, a parte quella che non si può sapere, no, quella che è indimostrabile, ma c'è tutta una parte di cose dimostrabili solo con dimostrazioni lunghe che viene eliminata. Quindi Guglielmo ha trovato un la frase sui sonetti in effetti è stata pronunciata da Turing in un'intervista al Times di Londra del 49. Bene.
Quindi che no, per una volta non si è inventato le cose. Va bene, alle 2:30 speriamo di rivedere tutti, se no... Cosa vuol dire?